prendimi l'anima. Ti mando alle stelle, sì! Doc, ho la stella della morte. È arrivato il momento di mandare a Nanna Sloan per sempre. La stella della morte è molto rock and roll. Problema. Rilevata temperatura elevata. Porca merda, sto bruciando. Il tuo corpo non è abituato a simili livelli di energia. Dobbiamo insegnare al tuo sistema nervoso come incanalare la stella della morte. Spider, avresti dovuto indossarla tu. Se non puoi farlo con lui, Rex, fallo per lui. Hai ragione. Ho un conto da... Per Spider? No. Per l'umanità. Never surrender to the doubts that cloud your mind. Never retreat from who you are. No, love is the magic that you carry on and on and on and on. Know what you're fighting for. Hold on to the vision in your eyes. Keep the fire burning bright. Got to make them realize. Only with this power can you rise. Hold on to that vision in your eyes. Rex, hai fatto progressi, ma ancora non sai lasciarti andare. Non temere, Doc. Ora non avrò più freni. Voglio rimanere accecata dall'amore dei cyborg. Oh, sì. 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 No. Sì. No. No. No, 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 no. Rex, non pensavo che un cybercommando potesse essere così delicato. Lo so, i miei organi, le mie ossa, il mio sangue sono all'85% sintetici. Ma sei 100% maschio. Nei punti giusti, almeno. Oh, Rex, è veramente la fine? No, non finché Sloan è vivo, Elizabeth. Lancerà quei razzi in ogni continente del mondo. È un mostro, Rex. Le testate infetteranno tutti. Diventeremo dei selvaggi cavernicoli. La società crollerà. Torneremo all'età della pietra. E quel che resterà non sarà più umano. Crede di fare un favore a tutto il mondo. Ma lo farò io, uccidendolo. Hai già salvato me, Rex. Ora è il momento di salvare il mondo. Elizabeth! No! Allarme! Nuovi parametri abilitati. Attendere nuovi ordini. Cosa? Rex, sono io, Elizabeth. Elizabeth? Se stai sentendo questa registrazione, significa che mi è successo qualcosa. Rex, prima di incontrarti, credevo che non sarei stata più capace di amare. So che non ti credi all'altezza di un uomo, ma hai qualcosa di più prezioso dei tuoi impianti cibernetici da 6 milioni di dollari. Qualcosa di più forte della tua cella idrogeno. In te c'è un'anima molto più potente di qualunque cuore bionico. E il mio cuore ti appartiene.
Ora il tuo braccio può aprire il bunker di massima sicurezza nel complesso. Vai. Obiettivo: penetrare nel complesso Danko e accedere al bunker. Ah, Rex, non farlo. Fallo per la pace nel mondo.